Ciao YouTube, questa sera partendo dalla mia indecisione e partendo da un tabacco che mi è stato gentilmente regalato e spedito da un iscritto al canale, che ringrazio infinitamente per la gentilezza che non è scontata di questi tempi, che è Daniele. Grazie Daniele, il tabacco è arrivato. È arrivato nella busta in un pacchettino che, visto così, ha tutto l'aspetto di essere qualcosa di illegale. Per fortuna non siamo stati intercettati e non ancora intercettati ed arrestati. In realtà non c'è niente di illegale. È un tabacco che io non ho mai fumato e quindi la mia indecisione su che pipa scegliere deriva anche dal fatto che non ho mai avuto a che fare con questo tabacco, quindi come vedete è in un formato, sono delle trecce. Quindi io, non avendolo mai affrontato questo tabacco, non so che pipa gli dedicherò. Quindi questa sera assisterete in diretta alla preparazione del tabacco e alla scelta della pipa. Ok, si tratta quindi di un tabacco della Gewitt Hogarth & Co., che è lo Slice Brown Twist. Twist appunto perché il formato è questa, sono queste trecce di tabacco pressato che si possono, presumo, tagliare in rondelle. E nel caso ulteriormente sfibrare e sfilacciare. È un tabacco curato a fuoco di Virginia. Sono Virginia, ma vi assicuro che dal profumo che emana sembra quasi, ricorda un po' il Kentucky curato a fuoco. Infatti io ero convinto, prima di leggere un po' le caratteristiche di questo tabacco, che si trattasse di Kentucky. Invece no, mi sono documentato perché, ripeto, non sapevo nulla di questo tabacco e ho letto che è molto buono, molto ricercato come sapori, che è molto forte, quindi ha una forza decisamente alta, non medio alta, ma alta, un corpo invece medio pieno, nessuna aromatizzazione e una nota ambientale media, comunque, quindi abbastanza sopportabile, diciamo. Ripeto, è il Gewitt & Hogarth, lo Slice Brown Twist. E, ok, andiamo a vedere la preparazione di questo tabacco. Ok, eccoci qui. Come vi ho fatto vedere, sono queste trecce. Adesso io andrò a provare a tagliarne una con il mio coltello francese, cercando di non affettarmi un dito. In realtà, se avessi messo sotto un asse o qualcosa del genere, sarebbe stato meglio. Andiamo a mettere. No, dai, vedo che comunque si taglia. È molto duro al tatto, per nulla umido, ma neanche direi secco. Sembra un'umidità perfetta. Dovrei forse dargli un'affilata a questo coltello.
tagliando delle rondelle abbastanza spesse, diciamo di meno di un centimetro, direi un così a occhio potrebbero essere 5-6 mm. La parte esterna, che sembra in tutto per tutto una fascia di un sigaro, ovviamente si sgretola, mentre l'interno rimane abbastanza compatto. Vado a tagliare anche le ultime due rondelle, dopodiché cercherò di sbriciolarlo un pochettino e vediamo se la risultante è sufficiente per una carica, altrimenti andremo ad affettare anche l'altra treccia. Vedete, questo è il risultato ottenuto. Vi dico da subito che emana un profumo davvero ottimo. Vedo che anche il ripieno, chiamiamolo così, rimane molto compatto. Sì, probabilmente è necessario sbriciolarlo, aprirlo, perché così immagino che la combustione risulti un po' difficoltosa. Va bene, vado a preparare in solitaria, poi vi faccio vedere il risultato. È un tabacco che richiede molta pazienza, è una preparazione lenta e macchinosa, ma decisamente piacevole. Vedete, io oltre ad averlo tagliato, lo sto anche sbriciolando e lavorando nelle mani, come tutti i tabacchi, quelli pressati e addirittura questi arrotolati, che sono ancora più complessi. Ci vuole molta calma, non si può pensare di fumarlo, di prepararlo in 5 minuti. Direi che con un po' di esperienza, che io non ho, ce ne vogliono almeno 10 se si vuole fare un lavoro ben fatto. Ringrazio davvero ancora Daniele per l'opportunità di provare un tabacco così, che dai profumi che sprigiona, sono sicuro sarà un ottimo tabacco. Sì, probabilmente con un grinder, cioè quegli attrezzi fatti apposta per triturare tabacco e non solo tabacco, e avrei fatto prima, ma non dispongo di tale strumento. Ma ripeto, è una lavorazione molto molto piacevole. Vedete, lo mettete nella mano e sfregate con un po' di forza, ma non troppa, e si sfreguglia a dovere. Ok, vi faccio vedere il risultato, che credo vada benissimo per una carica. Stasera facciamo di tutto, fumiamo, beviamo, parliamo. Stasera non mi do limiti, verrà un video di 80 minuti, ma tanto siamo abituati con le live a sforare l'ora, quindi so che no, non vi spaventerete. Abbino il tabacco con una birra scura, una stout, a 6 gradi e 8, non è fortissima, ma non so perché. Questa birra l'ho provata settimana scorsa. E dai sapori che io ho sentito, secondo me si abbina molto bene con un tabacco forte e corposo, come credo che sia mi sono già ridimenticato il nome, il Slice Brown Twist. È una birra di un birrificio di provincia, periferia di Milano, che si chiama Vetra. È molto molto buona, ho avuto occasione di provare diverse birre di questo birrificio. Questa qui è la Black Birra di strada. Praticamente questa è
fermentata alla più bassa temperatura, come vuole la tradizione ceca, per sprigionare profondità inaspettate. Arriva per riscrivere le regole. Prodotta e imbottigliata da Brewed and Bartley by Ibis, via Leone 13, Milano, stabilimento di Viale 5 Giornate, Caronno Pertusella. Vabbè, birrificio Vetra. Se lo scrivete su internet, sicuramente trovate più notizie di quelle che vi ho dato io. Ha un bellissimo colore scuro, una schiuma davvero fine, come la Guinness servita dalle sapienti mani degli spinatori dublinesi. Un profumo che a tratti, ma io lo dico perché già un po' lo so, perché avendola già bevuta, no, dal profumo non tanto, dal sapore ha una bellissima nota lontana di liquirizia. E vabbè, poi le note predominanti sono quelle del caffè, della tostatura, anche un po' del cioccolato, cioccolato amaro. Buona, buona, una buonissima birra. Aspetto a berla perché prima voglio avere prima il sapore del tabacco. Allora, questo è quello che ne è uscito. E quindi, come dicevo in apertura, dall'indecisione parliamo un po' anche di come uno sceglie la pipa o il tabacco da fumare. In questo caso, io questa sera volevo proprio provare questo Slice Brown Twist di Gewitten Hogarth, e quindi, non avendolo mai provato, non sapevo che pipa, non so tuttora che pipa dedicargli. Quindi mi sono portato tre pipe. Una è questa Molina dal fornello molto molto capiente e anche avvolgente. Questa tende ad avvolgere molto. Vabbè, innanzitutto anche la sensazione dell'averla in mano, che anche quella è importante nella scelta. Con un tabacco così complesso e forte lo si fuma ovviamente in casa, non all'aperto, mentre si passeggia o mentre si guida, ad esempio. Poi tutto si può fare, io preferisco gustarmelo seduto, tranquillo. Quindi posso dedicarmi a pipe più ingombranti, più magari anche difficoltose, delle bent o delle curve o delle semicurve. In questo caso è dritta, ma ha un fornello che mi dà sempre soddisfazioni e che tira fuori sempre molto bene la complessità aromatica dei tabacchi. La seconda che mi sono portato è la Armellini, che no, scusatemi, Armellini, sì, e non è marchiata, che vi ho fatto vedere qualche video fa. Anche questa qui ha il fornello un po' meno capiente della Molina, ma non so perché mi ispirava per questo tabacco, anche perché è relativamente nuova come pipa, ce l'avrò da 2 mesi, 2 o 3 mesi, quindi mi va anche di fumarla. La terza che mi sono portato è la Scorti Natural KS, che è un po' che non vi mostro. Questa qui è il mio cavallo di battaglia, no? È la pipa con cui appaio nel faccione che dà l'immagine al canale. Sì, questa qui è una pipa che ha un'ottima resa sia con i Virginia con cui l'ho rodata, sia con le English Mixture. In realtà qualche volta ci ho fumato anche Virginia e Kentucky in miscele casalinghe ed è fantastica. Ho pensato a questa pipa perché, ricordandomi un po' il profumo del Kentucky curato a fuoco dei toscani o anche del comune dell'Italia. Non so perché ho pensato anche a questa pipa, poi va un po' ad istinto, no? Qualcuno di voi mi chiedeva in queste settimane,
che pipa usi per le English Mixture. Fabio me l'ha chiesto, Fabietto anzi, ciao Fabietto, e ti ho già risposto via messaggio, ma ti rispondo anche così, magari è un'informazione che può essere utile a molti. È molto soggettiva la cosa, perché ognuno ha le sue pipe preferite, ha avuto delle sensazioni fumando quella pipa e quel determinato tabacco che magari si tende ad affezionarsi a queste sensazioni. Io personalmente le English Mixture, quelle un po' più complesse, magari le Balkan che hanno gli orientali, tanti rimandi, sempre una grande complessità, diciamo più la complessità aromatica è alta, più mi dedico del tempo, cioè seduto con calma. Quindi a questo punto, mantenendo la costante del fornello capiente, perché in generale il fornello capiente aiuta il tabacco a respirare e a proliferare, gli aromi proliferano in un fornello più capiente. Quindi mi concedo fornelli capienti e anche delle forme magari un po' più azzardate, nel senso vado magari più sul semicurvo o sul curvo. Non vado neanche al peso, ci sono pipe che ho molto pesanti, ho una Gasparini molto molto pesante che non me la porto in giro. La tengo appunto per questo tipo di fumate che faccio a casa. E sì, stasera opterei per la Molina, appunto per questo fornello capiente. E poi la cosa fondamentale, appunto, ascoltate quello che vi dico, ascoltate quello che vi dicono tutti, ma andate un po' anche a istinto, fatevi la vostra esperienza e soprattutto fidatevi di quello che vi dice l'istinto, insomma. E grazie a questo istinto coltivato con la passione si arriva ad avere la propria esperienza e quindi io vi posso consigliare tutto quello che voglio, ma parlo sempre della mia esperienza, che sicuramente può essere d'aiuto sicuramente a qualcuno. Però dico appunto ai neofiti, a chi è all'inizio, non ascoltate tutti, ma non ascoltate nessuno. Fatevi la vostra esperienza con costanza e passione, arriverete a avere i vostri gusti e le vostre idee. Carichiamo la molina, va, se no. Ragazzi, che tabacco, che tabacco. All'accensione si è aperto come un fiore, d'altronde le foglie sono più grandi. Un corpo fantastico, bello fortino. Pauroso, ragazzi, pauroso. Se questa è la partenza, siamo a posto. Anche questo è un tabacco da accendere bene, da dedicargli qualche minuto per accenderlo. La pipa è da caricare bene, tenete i primi due, tre puff, i due pizzichi primi, più
meno quantità di tabacco e leggeri. Il terzo anche un po' più di tabacco, ma leggero. Il quarto dategli una leggera pressione a mano. Il quinto premetelo un po' di più con il curapipe. E l'ultimo mettete proprio la polvere che è rimasta e lasciatela libera, al massimo premete dopo. La pipa deve proprio avere un tiraggio, deve sentirsi un tiraggio giusto. Buono, buonissimo. Buonissimo. Ecco, questo è un tabacco che mi sentirei di sconsigliare a chi all'inizio. Anche soltanto per la preparazione, perché se uno non ha confidenza col maneggiare il tabacco, con i tabacchi pressati, con queste trecce, si può fumare lo stesso, ma probabilmente non si riesce ad apprezzare e non si riesce forse neanche tecnicamente a caricarlo. Allora, dai primi puff l'intensità è veramente una cosa spaventosa che difficilmente ho sentito. Ricorda più l'attacco di un sigaro di Kentucky. Adesso che abbia letto male io, che non è Virginia curato a fuoco ed è Kentucky, non lo so, venitemi in soccorso. Daniele, anche tu fatti sentire nei commenti. Aggiungi o togli qualcosa a quello che io ho detto. Quindi un ingresso intenso, pungente, sa molto di stallatico. Io ci sento cuoio, pellami. Un po' di stallatico, che è questo che gli dà questo sentore un po' pungente al naso. Una bella forza, una bella pienezza. Che buono, veramente buono. La birra so già che l'ho azzeccata alla grande. Mai abbinamento mi è venuto così bene. Io non sono, sapete, c'è anche Marco Giannini che mi spinge sempre a cercare abbinamenti. Questo Marco segnatelo perché questo qui è un abbinamento mostruoso. Ne rimarrai sicuramente rimarrai contento da questo abbinamento. Tu che sei un esperto di abbinamenti. È buonissimo, viene voglia di finirsi la pipa in 5 minuti, però è un tabacco forte, quindi assolutamente da evitare, lasciare da parte l'ingordigia. Ecco, dai, ci vediamo più avanti nella fumata, così vi aggiorno anche sull'evoluzione del tabacco. Beh, che dire, sicuramente uno dei tabacchi più buoni che
che io abbia provato un tabacco pergoloso e pergolosi. Bisogna stare attenti perché questo viene voglia di fumarlo, ma la forza nicotinica è mica da ridere. Pensavo fosse difficile come gestione, invece basta avere sempre il pigino in mano, è un braciere sempre da tenere regolato, da premere leggermente e fuma che è un piacere. Vedete, adesso sembra spenta. Ecco, infatti è spenta. Una leggerissima fiammata, non scaldatelo troppo, un tabacco da tenere abbastanza fresco. Buono, veramente buono, Daniele. Se questi sono i tabacchi che fumi, dobbiamo farci una chiacchierata, mi devi consigliare un po' di tabacchi. Daniele ha un canale di YouTube, si chiama Daniele Napoletano, e spero non ti dispiaccia che io lo dica. Ha fatto qualche video dove fa vedere le sue pipe, ha aderito a quell'iniziativa che ho, quell'idea che avevo avuto 10 mesi fa, 9 mesi fa. Di realizzare una specie di catalogo, videocatalogo delle pipe che avevamo senza grosse pretese. E lui aveva mostrato le sue pipe, tra l'altro un parco pipe notevole. Quindi andate a vedere il canale, comunque vedete la sua collezione di pipe. E no, dobbiamo farci una chiacchierata, mi devi consigliare qualche tabacco, perché se queste sono i tabacchi che fumi regolarmente tutte le sere, me ne devi consigliare un po'. A una ventina di minuti circa dall'inizio della fumata, quei sapori molto intensi di stallatico, anche un pochettino di affumicatura, rimangono, ma hanno lasciato il posto a un netto gusto erbaceo. Che mi fa pensare si tratti veramente di Virginia, probabilmente di diversi tipi, almeno sicuramente di due tipi, molto invecchiati, stagionati. Quindi questo netto sapore erbaceo e fortificato dalla cura a fuoco, perché mi sono dimenticato di dire che la cura a fuoco non è altro che un metodo di cura delle foglie di tabacco. Sapete che il tabacco può essere curato ad aria, curato a fuoco. La cura a fuoco è più veloce e va a essiccare le foglie in maniera più veloce, più netta, anche più brutale se vogliamo, ma va a conferire poi a seconda di cosa si brucia, perché la cura a fuoco non è altro che un fuoco acceso sotto il tabacco da essiccare. Questo fuoco può essere acceso con diverse tipologie di legni. Addirittura possono essere buttati sul fuoco anche delle spezie. È un po' anche il procedimento con cui viene preparato il latakia siriano o cipriota. Non è assolutamente un tabacco dolce. La dolcezza del Virginia qui per ora è assente, è un tabacco direi sapido,
terroso ed erbaceo. Non pensavo che i Virginia potessero arrivare a questo livello di forza e di pienezza. Bene, io sono oltre la metà di una lenta e goduriosa fumata. La birra del birrificio Vetra, la black del birrificio Vetra non fa altro che sottolineare queste note, diciamo di un colore oscuro, le note di caffè e liquirizia che ha la birra, ma soprattutto di caffè, sento stasera, vanno a sottolineare il carattere di questa fantastica miscela. Vi ricordo Slice Brown Twist di Gewit e Hogarth. Stasera scelta azzeccata in tutto, la birra ci sta perfettamente, la pipa scelta è fantastica, fuma benissimo. È una pipa Molina, sabbiata. Un bel pipotto. Il tabacco l'ho preparato bene, benissimo. Bene, una serata baciata dalla fortuna. Spero che il video sia venuto bene, che vi piaccia. La cenere che si forma non è particolarmente chiara, ma è molto farinosa. È un grigio quasi azzurro. Vi saluto, se no il video viene troppo lungo. Tabacco che consiglio sicuramente a fumatori esperti e a chi cerca dei sapori molto intensi, delle fumate appaganti, a chi adora i sigari italiani di Kentucky. Io li adoro, non li trovo neanche così forti. Quindi questo tabacco mi piace parecchio, forse perché ho appunto la bocca sul Kentucky, sull'essiccazione a fuoco dei sigari. Questo tabacco mi risulta forte, ma mi risulta parecchio appagante. Vi saluto, a presto da Moreno. Ciao ciao, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, scrivete ciò che volete nei commenti, piena libertà. Ciao a tutti da Moreno.